Poi per il viso ci sono dei nuovi fondotinta che no, non sono fondotinta, sono sì, questa è una BB cream, questo qua è un fondotinta, però hanno un effetto molto leggero, quindi direi una coprenza medio-bassa, stratificabile. Sono i nuovi per l'estate. Questo qua che è della linea Super Acqua Serum, per le pelli che hanno proprio bisogno di idratazione, soprattutto adesso col caldo che ci si abbronza, quindi la pelle è più soggetta, come d'inverno, è soggetta al freddo e quindi a seccarsi, anche d'estate col caldo, soprattutto col sole, si secca molto di più. Diventa più unta, però ha bisogno più di idratazione perché, appunto, per esempio, se uno si abbronza molto, ha la pelle disidratata, quindi questo va a idratare la pelle. Quindi non c'entra sull'untuosità della pelle, ma c'entra proprio sull'idratazione. E questo qua è anche un fattore di protezione 25, e questa è la colorazione chiara light. Ovviamente c'è anche quella medium scura e anche dello stesso principio c'è questo che è un fondotinta leggero, effetto pelle sana, effetto pelle abbronzata. Questo qua è di Dior, no, di Guerlain, scusate. Anche questo qua appunto è di Guerlain, questo qua ha il fattore di protezione 20 e questo come colorazione ci siamo col mio colore. Invece questo qui è leggermente, anche se la colorazione è chiara, è leggermente più scuro del mio incarnato, proprio per questo, perché serve per quelle persone che magari non si abbronzano e vogliono una tonalità un po' più effetto salute. Però io preferisco invece rimanere nel mio pallore, quindi lo utilizzerò quando sarò leggermente abbronzata quest'estate. Ce la possiamo fare, stiamo arrivati agli sgoccioli. Come eyeliner volevo segnalarvi questi della Pupa Viva Carioca, questo blu turchese, questo azzurro turchese stupendo, e questo che è il marrone, che però non è un marrone, secondo me è più un prugna marrone, quindi ha quel trait d'union fra il marrone e il viola, bellissimo, soprattutto se avete l'occhio verde sta benissimo. Poi la matita pastello di Neve Cosmetics della collezione Quetzalcoatl. Come si chiama? Non c'è scritto. Vabbè, la nuova collezione, quella tipo Maya, ecco, avete capito tutti. E questo è il cielo turquoise. Poi passiamo agli ombretti, sempre della stessa collezione di Neve. Mi è piaciuto tantissimo questo che si chiama il Desert. Mi viene tutto francese, scusate. Desert, ok? Ed è questo colore proprio un colore mattone, perfetto sugli occhi scuri, sull'occhio chiaro, sull'occhio azzurro, sull'occhio verde. Secondo me è un colore, questo marrone rame bruciato che sta bene veramente a tutti i colori di occhi perché tira fuori veramente la luce dell'occhio, quindi mi è piaciuto tantissimo. Poi, come blush mi sono dimenticata di farvi vedere questo qua, che è quello di Bottega Verde della nuova collezione Ethno Chic, ed è il colore rosa, ed appunto questo rosa salmoncino che è anche quello che indosso in questo momento ed è molto pigmentato, quindi veramente dovete sfiorare le guance quando lo applicate. E mi è piaciuto tanto. Questo è l'unico pezzo che ho della collezione e secondo me è uno dei pezzi top di questa collezione che appunto trovate da Bottega Verde. Poi come ombretti, vabbè, questa palettina qua lo sapete, me ne sono follemente innamorata. È la 344 L'Atlantique, i 5 colori di Dior della nuova collezione Transat, con turchese, azzurro, argento, blu, questo color caramello che è bellissimo. Mi piace usata tutti i giorni in maniera soft oppure in maniera molto più strong col blu su tutta la palpebra. Mi piace tantissimo, è uno di quei pezzi che sto usando tutti i giorni. Sapete che poi quando io mi fisso su un prodotto uso sempre quello. Invece della collezione di Pupa Viva Carioca volevo segnalarvi questi due kit di ombretti. Questo è uguale al duo che vi ho fatto vedere prima di smalti, che sono questo. Eccoli qua. Il verde turchese, che è uguale. Questo qua è il 3. E invece questo qua che è bellissimo col giallo e il viola, con
questa unione è pazzesca, mi piacciono tantissimo, ed è lo 02, ce ne sono 4, però gli altri due sono dei colori un po' più normali, questi due erano proprio i due più particolari, i due duo più particolari. Poi di particolarissimo c'è questo, che è un pennello della nuova collezione terracotta di Guerlain, ed è questo qua, vabbè, a parte il packaging stupendo, che è appunto questa colorazione così rossa che fa molto, mi viene in mente l'Africa, mi viene in mente le tribù, mi viene in mente appunto tutte queste popolazioni con questi mantelli rossi colorati, appunto lo scuro dell'Africa, il rosso sangue dell'Africa, proprio mi viene in mente l'Africa guardando questo pennello. E appunto è una coccola, questo qua è una coccola che trovate in questo momento. E poi per le persone che amano l'abbronzatura, ma non quella vera, ma quella un po', diciamo così, ottenuta a casa, volevo segnalarvi questa, che è di Dior, che si chiama Dior Skin Nude Tan, che è un prime and bronzer. Questo qua è una base che voi potete usare prima del fondotinta, cioè usate questo qui e vi dà giusto una colorazione un po' più scura per il vostro fondotinta, oppure lo potete usare invece proprio come autoabbronzante, perché questo è un autoabbronzante per il viso progressivo, quindi più volte voi l'applicate più diventate scuri, quindi lo potete usare, che ne so, due volte a settimana o anche tutti i giorni per diventare africani, come dicevo prima. E questa è la colorazione 001, cioè appunto di colorazioni pelle più chiare o pelle più scure. Poi invece di Guerlain c'è un altro autoabbronzante, questo qua, questo abbronzante, sto finendo gli ultimi due prodotti, questo abbronzante, autoabbronzante per il corpo e per il viso, questo qua è una formula in gel ed è appunto colorato, quindi voi vedete esattamente dove lo state applicando, perché il problema degli autoabbronzanti è che risultano macchie, sono aranciati e non sapete dove l'avete steso. Ecco, qui si risolve il problema con una consistenza gel, che quindi molto fluida, si stende e non fate la macchia, non è assolutamente aranciato, in più essendo colorato voi vedete esattamente dove lo state applicando. Poi questo ve l'avevo fatto vedere anche l'anno scorso, questa qua è una confezione nuova. Questo qua è Gambe Divine di Caudalie, anche quest'anno l'hanno riprodotto, ed è appunto quella colorazione invece momentanea, cioè questi qua sono degli autoabbronzanti che quindi vi rimangono nell'arco delle giornate, anche se voi vi lavate, invece questo qua è una colorazione temporanea, cioè voi lo mettete sulle gambe, sulle braccia, dove volete, siete abbronzate, poi la sera vi lavate e va via tutto. Quindi chi vuole solo un effetto, che ne so, per quella giornata, non ama l'effetto autoabbronzante. E visto che tantissime persone si erano innamorate di questo e dell'olio di vino, che in questo momento non ho, di questa profumazione, Caudalie ha pensato bene di fare il profumo di olio di vino, cioè praticamente appunto il profumo di vino di Caudalie. Quindi se eravate follemente innamorate di questo profumo, che è un profumo molto coccoloso, perché è molto cioccolato e molto cacao, cioccolato e cacao uguale, cioccolato molto caffè volevo dire, molto, molto goloso, molto coinvolgente, se eravate innamorate di questo profumo vi hanno risolto il problema, perché hanno fatto anche la profumazione proprio solo di quel profumo lì. E poi vorrei chiudere con questo, se parliamo di profumo, questo è la crema per il corpo dopo sole, ma non mi interessa che sia dopo sole, che non ho ancora preso il sole come ben vedete, perché questo è il profumo di Thierry più buono che io abbia mai sentito. Lo so che ci sono tantissime amanti del Thierry fra di voi, ecco, se amate il Thierry dovete assolutamente sentirlo in profumeria, anche se non aprite la confezione perché è sigillata. Solo nella scatola, voi aprite la scatola, proprio la scatola quella di carta, di cartone, voi già sentite il profumo di Thierry, qualcosa di pazzesco. Appunto adesso ho già il terrore di finirlo, quindi lo uso solo sulle braccia e sulle gambe in occasioni particolari, e perché è qualcosa di buonissimo. Niente, queste sono migliaia di prodotti nuovi che ci sono ora in questo momento in profumeria, quindi
qualcuno magari può prendere spunto per andare poi a provarli, a testarli veramente in profumeria. Questa è solo una carrellata per aggiornarvi di tutto quello che appunto potete trovare. Spero di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! E appunto anche questo qua è un colore fucsia, un po' più forte, un po' più sul rosso che sul rosa, e sono stupendi, durano tantissimo, non vi abbandonano più, cioè lo mettete la mattina, la sera ce l'avete ancora.